scusi signora, le spiace farmi vedere il contenuto della sua borsa? Perché? Se preferisce possiamo andare un momento nel mio ufficio. Ho l'impressione che lei abbia dimenticato di far conteggiare qualcosa. Ma no, le assicuro. Signora, per favore. Permesso? Come minimo nella sua borsa c'è una saponetta. L'ho vista io mentre la stava prendendo. Se paga finisce tutto. Non è vero, e lei non ha nessun diritto. Senta signora, a me non importa nulla delle 400 lire della saponetta. Se vuole gliele posso regalare io. Però non mi va di essere preso in giro. Se le dico che l'ho vista. Ma non è vero. Sì? Dottore, posta. Oh, Ministero degli Interni. Posso? Posso che cosa? Posso aspettare di sapere se posso sapere? Certo che puoi sapere. Power, le finanze dello Stato sono rovinate. Da un pezzo, dottore. No, stavolta sono rovinate per causa mia. 150.000 lire. Ah, gli è arrivata la parola di lode. Parola di lode. Con l'apprezzamento, con il compiacimento. Mamma mia, quanti compiacimenti. Del ministro, del sottosegretario. Ma come mai si sono decisi? In ordine a vari casi. Beh, 150.000 lire possono servire per aggiustarmi la macchina e per pagarvi da bere. Grazie, dottore. Riferisco a tutti. Pronto, la signorina Sveva? Commissario Lombardi. Come stai? Eh? Io sto benone. Senti, ti volevo domandare una cosa. Che fai stasera? Sei libera? No, niente, volevo festeggiare. Ma no, una sciocchezzuola. Come non lo sai ancora? Non lo sai mai quando sei libera da un po' di tempo a questa parte? Ma che ragionamenti fai? Lo sai che io non ho orari. Tu piuttosto... Ma quale gelosia? Quale gelosia? Senti, per favore, non facciamo discussioni al telefono. Lo sai che non mi va. Se puoi me lo fai sapere abbastanza presto, eh? D'accordo? Ciao! Ciao, ciao. Dottore, c'è Scardala del supermercato con una tizia. Falli passare. Prego. Senta, commissario, è una vergogna. Mi sono messa nella borsa per distrazione una saponetta. Questa, guardi, rovinata, la confezione tutta strappata. E questo signore non la finisce più. Ma le pare che per 400 lire io... Scusi, signora, non cambiamo le carte in tavola. Non è per le 400 lire. Sì, è che lei cercava di farmi passare per pesce e questo non lo ammetto. Commissario, lei sicuramente conosce mio marito. Già, cominciamo col marito. È l'avvocato Labò, uno dei più noti professionisti della città. Dottore, lo sappiamo, no? Qui da noi chi ruba sempre mogli di magistrati, avvocati, calma, medici... Calma. Prego, accomodatevi. Dunque, signora, lei quale figura preferisce fare di fronte a suo marito? Ma... io non capisco. Signor commissario, gliel'ho già detto. L'ho fatto per caso. Poteva succedere anche a lei. È stato un gesto automatico e mi sono dimenticata di pagare. Ma le pare che per 400 lire... Lei conosce l'avvocato Labò, mio marito. Scardala, è soltanto una saponetta. Sì, ma io conosco il tipo. Non le permetto, eh. Buoni. Allora, Scardala, cosa vogliamo fare? Una distrazione? La distrazione non è reato. Vuole che la signora si scusi? No, per me. Io volevo soltanto darle una lezione, perché a me chi vuol fare il furbo... Sì, ho capito, ma cosa vogliamo fare? Per una saponetta stracciata? Io la pago, naturalmente, gliel'ho già detto. Bene, signora. E allora paghi e mi raccomando, attenta alle distrazioni. Dottore, è lei? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Che bella. Per chi è? È per lei. In fondo, il merito è un po' anche suo. Non mi dica che è arrivata la parola di lode. Beh, sì. Vedere. Allora, dottor Giancarlo Lombardi, primo distretto di polizia. Torino. Oggetto, parola di lode. In seguito ad alcune operazioni brillantemente da lei condotte a termine, questo ministero rivolge parola di lode, il suo vivo apprezzamento e il suo compiacimento. Beh, ma è uguale a quella dell'anno scorso, ma che le fanno con lo stampino? Questa lettera verrà trasmessa per conoscenza al ministero per le determinazioni... No,
al Ministero per le determinazioni che riterrà opportuno adottare nei suoi confronti, disponendo altresì la concessione ad persona di un premio di 150.000 lire. Lo vado a mettere subito nell'albo. Senta, lei è stato proprio caro a portarmi quella pianta lì, è bellissima. Posso?